Sono Luigi Valli, sono il titolare della Tecnovalli. Siamo nati nel 2007 e ci occupiamo di meccanica conto terzi. Siamo venuti a conoscenza del GAL tramite la CNA con un incontro che abbiamo fatto al Teatro Bismantova. Avevamo in mente già da anni uno sviluppo dell'archiviazione elettronica e della gestione dei codici a magazzino nella nostra produzione coi palmari in radiofrequenza. L'aiuto di questo ente ha fatto sì che portassimo a compiere questo progetto e i vantaggi che ci ha dato sono stati innumerevoli, sia in quello che avevamo pensato, cioè di snellire la parte di lavoro, ridurre la parte cartacea, ma soprattutto ci siamo trovati dopo circa un anno che abbiamo iniziato questo progetto con un grosso vantaggio quando c'è stato imposto un lockdown forzato, dove i miei collaboratori da casa si sono trovati con una piattaforma di lavoro molto più all'avanguardia e quindi non siamo dovuti correre in emergenza a modificare le nostre procedure perché erano già adeguate alle esigenze del momento. Attraverso il finanziamento del GAL, che aggiunti a quelli che noi avevamo messo a budget, siamo riusciti a concludere il progetto per una spesa totale di 20.000 euro con videoterminali, palmari in radiofrequenza, software per l'archiviazione elettronica e stampanti per le etichette. L'iter burocratico è stato appoggiato e quindi ci è stato sostenuto sia dalla CNA che da un consulente del GAL che quando chiamavamo era sempre pronto a darci insomma, le risposte di cui avevamo bisogno. Quindi io reputo l'iter burocratico semplice.